Se stai guardando questo video, sicuramente avrai tra le mani uno di questi, un cellulare. Questo video è proprio per semplificare l'uso del nostro cellulare, per renderlo più intenzionale e per far sì che la tecnologia sia a nostro favore e non contro di noi, come spesso succede. Infatti è un video sul decluttering digitale, ossia per rendere il nostro spazio del telefono utile, semplice, fruibile da utilizzare. È stato molto richiesto questo video sotto l'ultimo video che ho fatto sul minimalismo. Me lo avete richiesto e quindi ecco qua, siamo pronti per un nuovo video. Quindi ti do il mio benvenuto e ti farò proprio vedere com'è il mio telefono, portandoti dentro il mio telefono alla fine del video per farti vedere la parte più pratica. Inizialmente ti darò alcuni consigli utili da applicare e poi ti porterò proprio dentro il telefono per fartelo vedere. Ti ringrazio se sei atterrato su questo canale YouTube, se sei qui di passaggio. Io sono Caterina, questo è il tuo anno zero, è un canale dove racconto come fare spazio per te nella tua vita, come renderla più intenzionale, più semplice. Quindi se ti interessano questi argomenti ricordati di iscriverti al canale per vedere i miei contenuti e di seguirmi anche sul blog. Ti volevo dire, ti chiedo scusa se questo video vedrai che probabilmente farò impazzire mio marito che fa l'editing, perché abbasso e alzo gli occhi mille volte. Comunque, quello di cui ti parlo è tratto da un mio corso online che è disponibile, che si chiama Fai spazio per te nella tua vita. È un corso di semplificazione e riorganizzazione intenzionale del tempo. E questo modulo si chiama proprio Semplifica i tuoi impegni digitali. Non so se si vede. Ok. E in tutto questo corso ci sono video, lezioni, esercizi dove ti aiuto a semplificare appunto la tua vita. E quello che vedrai in questo video è un breve estratto del modulo sul Digital Detox. Ci sono moltissimi altri moduli, trovi tutte le informazioni su questo corso online on demand qui nell'info box giù. Quindi quello di cui ti parlo oggi è proprio una semplificazione digitale, il cosiddetto Digital Detox, perché, e andiamo un po' nel vivo del video, non voglio tediarti con una filippica sull'uso del cellulare come fanno le nonne, le mamme, ma veramente se ti metti a riflettere su quanto tempo passiamo sul nostro telefono, ti puoi benissimo rendere conto di quanto la nostra produttività è compromessa. Siamo spesso persi nel nostro telefono, ci confrontiamo con gli altri sui social, quindi il telefono, che alla fine doveva essere qualcosa che semplificava e rendeva utile la nostra vita, è qualcosa invece ci si ritorce contro. Dico telefono anche perché intendo computer, iPad, tutto quello che è un po' tecnologia. Prima di andare ai consigli pratici e vedere proprio nel vivo cosa si può fare, voglio farti fare una piccola riflessione. Ti metterò lì alcune domande come, diciamo, dei piccoli puntolini che poi magari potranno avere nei prossimi giorni dei piccoli semini che potranno far crescere nei prossimi giorni alcune idee, alcune riflessioni dentro di te. Io intanto ti faccio queste domande. Se pensi quando avevi iniziato a utilizzare i social, Facebook, Instagram, eccetera, con che scopo l'avevi iniziato a utilizzare? Volevi rimanere in contatto magari con i tuoi amici, eccetera? E adesso ti sembra di utilizzarli per gli stessi scopi iniziali o via via è cambiato nel frattempo l'utilizzo che hai fatto di questi social? E com'è in generale il tuo rapporto con la tua vita digitale? Senti di avere un rapporto con la tua tecnologia e con il telefono forte e intenzionale, sano, oppure ti piacerebbe utilizzarlo meglio? Vedi che spesso sei distratto, sei tanto sul telefono, l'hai sempre in mano e così via? Quindi ti faccio alcune domande per iniziare a rifletterci un po' su. E ti faccio questa domanda: quante ore al giorno pensi di passare sui social? Ti premetto che la risposta in generale è poco, perché non ci rendiamo tanto conto, ma la media italiana è di 2-3 ore al giorno, quindi ci sono persone che probabilmente ce ne passano 6, ci sono persone che magari ci passano mezz'ora, ma comunque la media italiana è questa. E è veramente con la pandemia e con il lockdown esponenzialmente esploso l'utilizzo del cellulare, che da una parte ci aiuta tantissimo, come sappiamo è fonte di informazione, anche di cultura, ci serve per risolvere tantissime problematiche, ci sono un sacco di app utili, però appunto tante volte viviamo in una realtà parallela a quella reale e non siamo consapevoli di quello che facciamo, né della realtà esterna né nel momento presente. Quindi quante ore pensi di passare al giorno più o meno sul telefono? Anzi, scrivi nei miei commenti la risposta, fammi sapere, e poi dopo questo ti chiedo di andare a controllare su Facebook, su Instagram, quante ore hai passato questa settimana sul telefono. Nelle impostazioni tutti i social ce l'hanno
E veramente a chiunque faccio fare questa cosa si stupisce, perché ti stupirai di quello che ti riserva la risposta. Fammi sapere nei commenti. L'ultima domanda di riflessione: quando è che non usi il tuo telefono intenzionalmente? Per esempio, quando sei in bagno, quando fai colazione, quando mangi, quando è che lo prendi e inizi a frullare sul telefono ma nemmeno te ne rendi conto? Probabilmente nel frattempo mangi, guidi, addirittura fai altre cose. Domanda di riflessione. Bene, veniamo adesso al sodo. Dopo queste domande che ti hanno aperto magari qualche piccolo spunto di riflessione, vorrei arrivare al sodo. Consigli per un buon uso del telefono, quindi consigli per un sano utilizzo della tecnologia. Allora, primo punto, vai nelle tue mail e controlla tutte le newsletter a cui sei iscritto. Spesso quando riceviamo delle notifiche, delle mail, questo ci distrae molto. Ogni notifica tendiamo ad andare a vedere la mail che ci è arrivata. Prova a vedere le tue newsletter, quale veramente segui volentieri, quindi quale newsletter apportano valore alla tua vita e quali sono perdite di tempo, cose che sono spammose addirittura, pubblicità inutili e che apri e magari non leggi mai, o addirittura rimangono lì e ti intasano solo la casella mail. Quindi ti puoi cancellare da tutte le newsletter che non apportano valore alla tua vita, tranne la mia, come dico sempre, naturalmente. Se ancora non sei iscritto alla newsletter, qui sotto troverai il link per iscriverti alla mia newsletter. Cerca nella tua galleria tutte le immagini, le foto e file che non utilizzi più. Foto di WhatsApp, foto che ti hanno mandato, quindi puoi liberare tantissimo spazio dedicando magari anche solo una mezz'oretta al giorno, oppure una giornata se riesci, un pomeriggio, a liberare spazio dalla tua galleria, da tutti i file che intasano il tuo telefono e sono inutili perché non li guardi mai. Poi elimina anche i vecchi messaggi nelle vecchie mail, puoi fare una bella pulizia di tutti quelli che sono i vecchi messaggi, che sono le mail che sono datate magari di anni fa e che non hai più naturalmente bisogno di avere. Poi puoi andare sui social e vedere chi sono i tuoi amici, quali profili segui. Ci sono profili che veramente quando appaiono le notifiche non te ne può fregare di meno di quello che pubblicano, e se lì e stanno lì soltanto per darti fastidio, fondamentalmente invadono la tua bacheca, anzi spesso ti ci confronti, sei ossessivo e ti senti critico nei confronti di te stesso perché ti confronti con queste persone e vedi la loro vita perfetta, che poi perfetta non è mai la vita di nessuno. Vai a vedere quali profili social segui e cancellati da tutti quelli, cancella tutti quelli che non ti interessano veramente. Segui solo i profili Instagram e Facebook che apportano valore alla tua vita, o di amici, persone strette che ti interessa seguire perché ti interessa sapere cosa fanno. E lo stesso per YouTube. Probabilmente se sei iscritto al mio canale sarai iscritto a milioni di canali YouTube come tante persone, poi ricevono le notifiche, non le vanno a vedere. Fai anche una selezione dei canali YouTube che veramente ti interessano e segui solo quelli. Magari vedi i loro video, se apportano ancora una volta valore alla tua vita, puoi fare un utilizzo di YouTube intenzionale, se no anche nella tua bacheca scorreranno un sacco di cose che alla fine non ti interessano. Puoi anche nello stesso modo andare su Google Drive e togliere materiale da Google Drive che non ti interessa più. Puoi eliminare i contatti dalla parte dei contatti, quindi tutti i contatti che non utilizzi più da anni. Puoi eliminare le conversazioni di WhatsApp che sono vecchie e che non ti interessano più. E puoi, molto importante, eliminare tutte le app del telefono che sono lì per non fare niente, per occupare spazio. Perché alla fine, quali sono le app che utilizzi veramente? Tieni solo quelle, cerca di eliminare tutta quella marea di app che una volta è scaricato perché ti è servita per una volta e poi hai tenuto e ti ha imbastito il telefono. In realtà, se avrai bisogno, te la potrai riscaricare in qualunque momento, ci vuole un secondo per scaricare un'app, quindi tutte le altre le puoi eliminare. In questo momento vedo mio marito, ha preso il telefono e lì tipo un paranoiato, perché lo so che lui ha mille milioni di app e è iscritto a milioni di canali YouTube, chiusa parentesi. Questo per dire che quando uno è minimalista non è detto che in famiglia tutti lo siano, anzi spesso è molto problematico convincere, e non si deve mai fare forzare gli altri, perché deve essere sempre una scelta intenzionale. È una riflessione alla fine uno fa. Poi, continuando, ti do altri consigli. Questo è super importante: elimina le notifiche che non servono a niente. Non è necessario. Allora, la notifica è l'esigenza di qualcun altro nei tuoi confronti, quindi io penso sempre, quando vedo una notifica, che non è una mia priorità, perché io voglio utilizzare il mio tempo in modo intenzionale, quindi la mia priorità ora è fare questa cosa, la notifica è la priorità di qualcun altro che mi sta cercando. Siccome per le cose importanti di solito si telefona e non si manda un messaggino su WhatsApp, tantomeno su Facebook,
Quindi le notifiche possono aspettare e puoi scegliere, sempre tramite Facebook e Instagram, di ricevere le notifiche che veramente ti interessano. Quindi gruppi, mega gruppi, mica gruppi, cancellati pure dai gruppi Facebook che non ti interessano e soprattutto dalle notifiche che non ti interessano. Gruppi WhatsApp, lo stesso, magari hai quella milionata di gruppi WhatsApp che sono stati fatti per il compleanno, per la cena, per le mille occasioni per cui si è creato un bellissimo gruppo WhatsApp, è il momento di cancellarlo perché tanto quello imbastisce il nostro telefono e non c'è utile a nulla. Mantieni veramente i contatti che ti servono e i gruppi che usi volentieri, gli altri li puoi o silenziare, ti puoi cancellare e puoi eliminare le notifiche. Naturalmente anche la tecnologia viene al nostro aiuto e quindi ci sono delle app che puoi scaricare che ti aiutano in tutto questo, perché io la faccio facile, ma spesso e volentieri quando il telefono poi siamo abituati a utilizzarlo in un certo modo non è facile cambiare. Se vuoi veramente utilizzare delle app e ti piace averne, scarica delle app che ti frenano nell'utilizzo del telefono. Io ne ho raccolto un paio, ti posso dare un paio di consigli, poi ne esistono tante online, scegli anche tu rispetto al, guarda nel Play Store, nell'Apple Store, quelle che preferisci, ma comunque ti do un paio di nominativi per consigli. Una si chiama Stay Free, è una delle più famose a livello mondiale e monitora l'utilizzo del tuo telefono, limita l'utilizzo dei social, ti dice quanto usi il telefono e puoi impostare anche dei limiti per non andare per uno sforamento. Un'altra simile si chiama Social Fever e queste servono per monitorare la situazione. Se proprio vuoi bloccare alcuni siti e alcune app, puoi scaricare un'app che si chiama App Block e serve proprio per bloccare alcuni siti. Oppure se tu decidi per esempio di studiare o lavorare in una fascia oraria di 2 ore, puoi scaricare App Block e mettere un blocco per quelle 2 ore all'utilizzo del telefono, così non verrai distratto da niente e non avrai nemmeno la tentazione delle famose notifiche. Un altro consiglio personale che ti do è di scegliere di darti delle regole, quindi io mi sono data delle regole, per esempio a colazione non uso il telefono, appena mi sveglio fino a che non ho finito la colazione non attacco la connessione dati, dopo cena stacco la connessione dati, stacco anche la wifi, la notte niente wifi, niente connessione dati, sul cerco di leggere un libro e non avere il telefono. Questo veramente è molto difficile, nell'ultimo tempo ho riniziato a utilizzare il telefono, ma vorrei ridurre, ritornare alla vecchia buona abitudine di non portarlo nel bagno. Quindi ti può dare le tue regole, scegli delle regole, tipo non porto il telefono nel bagno. Inizi a impostare questa abitudine e ti monitori nel tempo per mantenerla. Puoi impostare tutte le regole che vuoi, una che ti consiglio vivamente è di provare a fare la colazione senza telefono per goderti un pasto consapevole. Sentire quello che mangi, ascoltare il sapore, anche magari semplicemente essere grato di quello che stai mangiando, di chi lo ha coltivato, insomma anche un senso di gratitudine nel confronto del pasto che ti sta nutrendo. Adesso andiamo nel sodo, ti porto dentro il mio telefono per farti vedere gli ultimi 2 o 3 trucchetti e come utilizzo io il telefono nella pratica. Questo è il mio cellulare, appena lo accendo ho salvato sullo sfondo un'immagine di una donna che fa yoga in equilibrio. Questo è uno screenshot che a me piace molto e ti consiglio anche di avere magari un'immagine vocazionale, intenzionale, una frase, qualcosa che ti ricordi un promemoria importante. Questo per me è un promemoria importante, cercare di stare in equilibrio. Detto questo, nella prima schermata ho semplicemente qui la rubrica e poi ho il calendario, un'app fantastica che io adoro che si chiama Promemoria, che ti consiglio tantissimo perché serve per ricordarsi tutte quelle cosine che poi ci dimentichiamo. Quindi io appena c'ho da fare una cosa il giorno dopo, dopo 2 giorni o dopo 2 ore, mi metto qui e mi creo un nuovo post su Promemoria, per esempio per domani metto un più, per esempio chiama Tiziana, e l'ho subito salvato. Quindi il promemoria poi mi scatta il giorno dopo, quindi è un'app per me fantastica. Poi ho delle app che per me sono importanti, come quella di Trenitalia, perché prendo il treno mattina per andare al lavoro, e un'app per leggere i libri che si chiama Tolino e serve appunto per la lettura dei libri, e un'app dove vedo ogni giorno quanto cammino, eccetera. Quindi in realtà nella prima schermata ti consiglio di mettere cose veramente utili e che non ti portino via distrazione. Infatti io tutte le distrazioni, come vedi, l'ho in seconda schermata. Qui infatti ho una cartella piena della parte dei social, Instagram, Pinterest, Facebook, WhatsApp,
Questo è lo YouTube Studio, dove controllo come sta andando il canale YouTube, ascolto la musica. Questa è un'app dove c'è una community, diciamo, di persone che si trovano online. Quindi qui ci sono un po' tutte le distrazioni riunite, però mi devo ricordare di andarci. Lo stesso vale per le mail, YouTube e altre app che utilizzo meno, sinceramente. In seconda schermata poi ho anche la galleria delle foto, la fotocamera e alcuni strumenti e internet. Infine, in terza schermata ho tutte delle app che in realtà sono impostazioni del telefono che utilizzo veramente raramente. Quindi tutto questo per dirti semplicemente che io, appena accendo il telefono, in prima schermata ho solo le cose che mi servono e poi cerco di nascondere in una cartella a sé stante tutte le distrazioni social, proprio per non vederle appena lo accendo. Spero che questo video ti sia stato utile e ci vediamo presto. Io spero che questo video ti sia piaciuto, spero di non essere stata troppo bacchettona, ma ti assicuro che un buon digital detox e un buon decluttering digitale è veramente utile per noi, ci rende la vita intenzionale, ci semplifica la vita e ci rende il telefono qualcosa che finalmente è pro nostro e non si ritorce contro di noi. Ti ricordo che questo che hai visto è tratto dal mio corso Fai spazio per te nella tua vita. Questa era solo una piccola parte del corso che riguarda appunto gli impegni digitali. Puoi trovare tutte le informazioni per iscriverti al corso ed accedere sotto nell'info box. Io ti aspetto nei commenti, fammi sapere che ne pensi e ci vediamo nei prossimi video sempre qui sul Tono Zero. Aspetta, sto facendo una sudata poi. Se sto così si vede il foglio, Anto?